In occasione della festa della Madonna della Consolazione è stata rinnovata l'offerta del cero votivo da parte dell'amministrazione alla santa patrona della città di Reggio Calabria. Ci auguriamo, affidandoci a Maria, che possa illuminarci per poter guidare sempre al meglio la nostra comunità. Queste le parole del sindaco facente funzioni del comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti. Ci rinnoviamo l'offerta del cero votivo dell'amministrazione alla nostra santa patrona. È un rito che si rinnova negli anni e alla luce di questo cero ci auguriamo, affidandoci a Maria, che possa illuminarci le menti per poter guidare sempre meglio la nostra comunità. È un rito che si rinnova, ripeto, per affidarci pienamente a Maria, di darci la forza di assumere decisioni importanti per la nostra città e soprattutto le chiediamo di vigilare sulle nostre scelte e sui percorsi che andiamo ad affrontare quotidianamente per amministrare e gestire un territorio tanto difficile come il nostro. Quindi siamo a renderle omaggio oggi, a dire grazie per l'anno trascorso e ad affidarci a lei per l'anno che verrà. Alla cerimonia nel Duomo di Reggio Calabria era presente anche il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, che ha detto: «Vorrei riprendere il concetto del messaggio dell'arcivescovo metropolita di qualche giorno fa, ossia quello di provare a tutti i livelli a fare sinergia per mettere in campo i valori positivi e far crescere al meglio la comunità». Non possiamo far finta di non ascoltare questo grido d'allarme che più volte l'arcivescovo ci ha dato e non possiamo che dar seguito a quelle che sono le sue parole. Ma il messaggio è quello dell'arcivescovo di qualche giorno fa, che è quello di provare a tutti i livelli di fare sinergia e di fare una roba che mette in campo tutti quelli che sono i valori che a tutti i livelli, sia a livello istituzionale, a livello liturgico, i nostri concittadini, ognuno deve fare il suo, il messaggio è stato molto chiaro, quello dell'arcivescovo, e noi non possiamo far finta di non ascoltare questo grido d'allarme, mi permetto di dire, che più volte il nostro arcivescovo ci ha dato, e quindi rispetto a questo, in questa giornata molto particolare, noi non possiamo adesso che dare seguito a quelle che sono le sue parole.